Buonasera amici del torneo Settebello, si è appena conclusa il primo quarto di finale di questa sera con fronte Trinacria terminata per 4-4. Qua con me Davide Papale per la Trinacria, una bellissima partita, molto spettacolare, il terreno viscido diciamo ha favorito tutta questa serie di gol. Comunque per voi è risultato più positivo che negativo perché eravate fuori casa? Sì, è andata bene per noi, potevamo anche vincere. Comunque hanno un'ottima squadra, già 4-4 per noi è un risultato ottimo, vediamo il ritorno. Andiamo. Certo, resta tutto aperto per il ritorno, certo. A questo punto ti auguriamo in bocca al lupo per il ritorno e ci vediamo a domenica. Grazie. Beh, grazie a Davide Papale, a più tardi con l'intervista ad Aurelio. Eccoci con Aurelio Ciancitto, per noi il migliore in campo di quest'oggi. Aurelio, per te una bellissima doppietta, una buona partita della tua squadra. Peccato per il risultato perché diciamo favorisce più l'avversario in questo ritorno, essendo poi in casa. Sì, infatti peccato per il risultato. Si poteva sicuramente far meglio, però vale per entrambi, però questo campo oggi non ci ha aiutato, era molto scivoloso e quindi non siamo riusciti a fare completamente gioco, mentre gli avversari essendo più fisici, avendo una boa, riuscivano a fare riferimento davanti e quindi si trovavamo possibilmente meglio. Certo, ma speriamo che ritorno. Non avevate informazioni sull'avversario oggi non conoscendolo, però ora come pensate di affrontare il ritorno? Sicuramente dobbiamo concedere meno spazio all'attaccante e alle sponde. E poi sicuramente più velocità, visto che dietro comunque sono abbastanza lenti, almeno il centrale, e poi vedremo, comunque sono un'ottima squadra, quindi la partita è aperta. Va bene, complimenti anche ad Aurelio Ciancitto e a tutta la squadra del fronte, li rivedremo domenica per il ritorno. A più tardi con l'altro quarto di tempo.